Vuole protagoniste alle 100 fontane. In occasione della Festa del Mare, la due giorni voluta dall'amministrazione comunale dopo il restyling del sito storico, ha coinvolto anche gli studenti torresi. Hanno partecipato in particolare le classi terze, quarte e quinte del plesso Sasso dell'Istituto De Nicola Sasso. I piccoli allievi vestiti con abiti antichi torresi hanno visitato il sito e ascoltato la storia di Torre del Greco, rappresentato in abiti d'epoca anche San Vincenzo Romano. Siamo felici di partecipare a questa bellissima iniziativa del Comune che tende a valorizzare quello che è il patrimonio storico-culturale della città di Torre del Greco. Questa è la Festa del Mare. La città di Torre del Greco vive del mare e di tutto quello che è legato intorno al mare. I bambini hanno preparato quest'anno un'unità di apprendimento su miti, leggende e storie di grandi personaggi di Torre del Greco. Hanno riprodotto alcuni abbigliamenti tipici dell'epoca passata. Ringraziare tutti, ma soprattutto ringraziare questi bambini, perché al di là della serata stanno lavorando dal primo giorno di scuola sui miti, le leggende di Torre del Greco, e amano forse più di noi Torre del Greco. Quindi ricordatevi sempre che lasciate la città a loro. Bravi, bravi bimbi.